corsa diversa dalle altre, che il traguardo di questa corsa non sono i due paletti con lo striscione, ma andiamo molto oltre. E per presentare il progetto benefico di quest'anno mi piace avere in mente una cosa, un minimo comune denominatore, che sono gli occhi. E sono gli occhi di quel ragazzo che al centro commerciale Auchan mi ha venduto prima di Natale i biglietti della lotteria a nome e per conto dei nostri shark, gli occhi di quei bambini che sono molto meno fortunati di noi e che probabilmente grazie alla Monza Montevecchia di quest'anno si troveranno qualcosa di più nel loro corredo. Ecco, questi sguardi sono il motore principale, la benzina, quello che ci fa andare avanti in questa corsa per tagliare questo traguardo che abbiamo detto, due vani di legno con uno striscione sopra. Perché arrivare a quel traguardo non saranno soltanto gli atleti, che sono una minima parte in questa competizione, ma sono i volontari, sono gli organizzatori, sono gli sponsor, sono le persone che ci hanno dato una mano sotto tutti i profili, da quello amministrativo, burocratico, delle città, delle amministrazioni, da quelli della gestione logistica che ci hanno prestato la transenna piuttosto che il furgoncino. Tutti taglieranno quel traguardo e tutti porteranno un qualcosa a questi sguardi che sono il motore principale di quello che noi facciamo. E la cosa credo bella e che merita attenzione di questo progetto benefico è il fatto che sia un progetto benefico locale e da dare ovviamente importanza alla nostra realtà, che è una realtà locale, non ha ancora varcato i confini. E soprattutto che sono progetti da noi seguiti costantemente e monitorati. Si è detto che Monza Montevecchia ha raccolto nelle edizioni precedenti 50.000 euro. Bene, noi sappiamo ciascuno di questi euro dove è andato a finire. Potete prendere qualsiasi persona del consiglio del Monza Marathon e vi dirà dove sono stati collocati questi soldi. E sono tutti stati collocati in iniziative che meritano sotto ogni profilo. Non vorrei dilungarmi oltre, se non lasciarvi con questo ricordo di questi sguardi e di questa forza che è quella che ci fa andare avanti. Vorrei però dare la parola ai rappresentanti delle due società, associazioni che noi quest'anno vogliamo aiutare, che sono una realtà sportiva pluripremiata, plurimedagliata del nostro territorio, che sono gli Shark Monza, qui presenti, e l'associazione di volontariato Padre di Francia, nella persona del suo rappresentante Riccardo Tagliabue. Chi vuole venire prima?